Solo per voi in questa puntata rivesto nuovamente i panni di zio Ted per parlare di un videogioco che ha fatto la storia dei videogiochi nei primissimi anni 90. Parlo di Monkey Island. Potete vedere alcuni CD d'epoca sulla mia testa e sì, c'è anche il 4. Vabbè. E parlerò quindi di questo gioco che il 16 ottobre 2020 ha compiuto ben 30 anni e che ha rivoluzionato le mie estati da videogiocatore. Eccoci arrivati quindi nella schermata iniziale del gioco, facciamo nuova partita e l'audio sarà solo in inglese perché ovviamente è stato creato in lingua inglese e le localizzazioni oramai non si fanno più. Questa è una riedizione appunto, mi sembra per i 20 o 25 anni, adesso forse 20 anni, e sì, siamo nel profondo dei Caraibi a Mele Island e questa è l'inizio del videogioco. Questa è l'edizione speciale, appunto, come dicevo, con la grafica totalmente rifatta. Quella che avete visto era la grafica 8 bit dell'epoca, tanto a me cara, e quindi hanno fatto tutto in 16 noni, adesso tutto più fumettoso. Non so se vi ricordate il terzo capitolo, che era molto più fumettoso. E quindi adesso stiamo seguendo questa presentazione con tutti i nomi, i personaggi, vi dicendo che non si può skippare la prima volta, e sfrutto per parlarvi di quanto ha significato appunto questo videogioco per me. È stato un primo videogioco, sì, sono alla fine arrivato contemporaneamente a Indiana Jones 3 e Santo Graal, e hanno cambiato, tutte e due della LucasArts, hanno totalmente cambiato in me questo approccio dal videogioco dell'epoca, perché c'era il passaggio appunto nei primi anni 90 da quei classici giochi dove tu impersonavi un'astronavina, un putozzino, qualcosa all'interno del videogioco, a proprio quello di far parte di una storia. Furono proprio rivoluzionari perché, ecco, intanto siamo arrivati all'inizio, furono rivoluzionari proprio perché ti immedesimavi tantissimo all'interno di questi personaggi e dovevi creare la tua storia, dovevi andare avanti, dovevi capire, evolverti, trovare delle missioni. Poi questo era assolutamente sgangherato proprio in tutto, vedete già adesso con questi giochi di parole, che con questo questa vedetta sorda che fa fatica a chiamare il nostro Guybrush Threepwood, il più temibile pirata. E questa fu rivoluzionaria perché appunto ci furono i combattimenti col maestro di spada e tantissime altre cose divertenti, il pollo con la carrucola in mezzo, tantissime cose che non si può evitare di ricordare appunto per chi negli anni 90 si approcciava ai videogiochi. E adesso ci sta consigliando di andare allo Scum Bar, dove poi conosceremo appunto varie cose della nostra missione, quindi vogliamo diventare dei pirati. E adesso vediamo come fare, perché dobbiamo capire come farlo andando appunto in questa taverna. Come potete vedere è molto molto bella, fumettosa, come dicevo ricorda molto il 3, premendo un tasto che si chiama F10. Guardate la bellezza degli 8 bit, di com'era l'interfaccia all'epoca, è bellissimo. Cioè questo, noi si giocava in 4 terzi una volta con queste cose. E adesso guarda, look at poster, vediamo così. Re-election Governator Marley, questo è solo in inglese perché è la parte 8-bit, e quindi questo governatore Marley ci viene presentato in questo modo. Io rimetto la parte più bella, più graficamente attuale, perché oramai abbiamo una disposizione di capacità di calcolo molto superiore. Io apro ovviamente la porta, siamo allo Scum Bar e adesso entriamo dentro. Oh, guarda quanti bei personaggi, tutti interessanti e tutti con cui bisogna parlare, perché bisogna appunto trovare informazioni. Quindi il primo pirata è questo qua e noi ci parliamo subito. E quindi adesso vediamo che cosa ci dice. Sì, sono appena arrivato in città, oppure sei un temibile pirata, posso far parte della tua ciurma, chi comanda qui? È un piacere parlare con te. Noi dobbiamo essere sprezzanti, quindi chi comanda qui? Subito duri e avanti. Beh, c'è il governatore. Va
bene. Ma questo gioco, man mano che lo giochi, devi... a me almeno solleva tantissimi ricordi, tantissime bellissime cose. Questo gioco lo trovate su Steam con aggiornamento, anche i vari seguiti, adesso trovate anche il 3 e, oh mio Dio, anche il 4 che vedete alle mie spalle, l'ho comprato originale nei primi anni 2000. Guardate, mi piange il cuore aver comprato quel 4 lì, vabbè. E quindi dove posso trovare il governatore? Continuando ad andare avanti, mi ha spiegato dove sono adesso i tre capi pirati, che sono nell'altra stanza, quindi ci andremo a parlare. E quindi adesso vediamo come si svolge questa storia, perché appunto si basa su lui che vuole diventare pirata. Io vabbè, adesso facciamo gli sboccioni perché bisogna, quindi... E quindi adesso ci sono i suoi cani da guardia. Ti sta spiegando, questi sono tutti i metodi di questa... poi magari vi farò vedere un nuovo videogioco su questo stile fatto dagli stessi autori, che secondo me merita tantissimo. E va bene, quindi continuiamo a parlare, facciamo tutte le domande, lui ci dà tutte le informazioni di cui necessitiamo. E adesso ci sfotti per il nome, perché ovviamente Guybrush Threepwood è il nome più stupido che abbia mai sentito. È bellissimo. Qual è il tuo? Adesso vediamo un po'. E adesso... Sipgood. È lì, e vedi che iniziano già a fare... vabbè, è finito il mio grog, ovunque devi scusarmi. Quindi qua è finita la discussione, perché questo personaggio, che era palesemente il primo con cui tu dovevi interagire, è entrato nel bar, la prima persona. Non abbiamo interagito con l'osservatore, ma vi ho risparmiato questa parte, perché diciamo che poteva non essere il massimo. Andiamo qui, si può anche parlare con il cane. Adesso andiamo un attimo a parlare con il cane e vediamo, ecco, inizia già subito noi gli facciamo bow e quindi andiamo qua. Io intanto, avete già visto questi, tutti i miei loghetti e tutto quanto, quindi li posso togliere, perché ve li sarete già volentieri segnati in questi minuti. Chiaramente non andrò avanti all'inizio, qui adesso stanno discutendo con il cane, è una discussione molto profonda e approfondita, come potete vedere. Questo qui, vediamo un po', parliamo con questo, ecco perché mi stai guardando, comunque è un personaggio con cui bisogna discutere, più che altro perché era pubblicità interna, quindi adesso si presenta, ovviamente facciamo tutto. Era perché questo qui era un personaggio che faceva pubblicità ad altri giochi, quindi all'interno del sistema. E vabbè, andiamo qua a parlare con gli altri pirati, che a questo punto ci spiegheranno, che sono quelli più importanti, che cosa dobbiamo fare, cioè le tre prove. Voglio diventare un pirata, e non esageriamo subito che voglio ucciderli tutti, sennò si mettono a ridere. E quindi adesso, perché importunare noi altri? bella domanda. Quindi niente pirati, niente bottino, sì, perché praticamente i pirati non sono più benvenuti sull'isola di Melee Island, perché come ha spiegato prima il governatore Marley, che abbiamo visto prima al poster, non ci vuole. Vabbè, io sto raccontando questa cosa per i nuovi ragazzi che si vogliono approcciare a questo gioco, che io comunque consiglio tantissimo di provare, perché è veramente fatto bene. E perché chi ha la mia età lo saprà a memoria come lo so io, quindi io praticamente l'ho ripreso in mano oggi per farvi questo video, ma saranno quei 5 anni che non lo prendo in mano, ma come potete notare forse vi rendete conto che lo so benissimo cosa sta succedendo. Quindi l'arte del furto, l'arte della spada, e quindi dobbiamo fare tutte queste tre prove, dobbiamo capire come farle e dove farle. Ci sono tre posizioni, le tre cose da ognuno di voi. Ecco, vedi, cacciare il tesoro, quindi devi essere pirata, devi trovare il pirata, devi trovare un tesoro, poi devi battere il maestro di spada, quindi, che è un po' particolare, perché i combattimenti con le spade qui sono molto particolari, perché si basano sugli insulti. E quindi sul diventare campione di spada, l'arte del furto, cacciare tesori, oppure siete posso iniziare a insultarli e via dicendo. Allora, io in questo momento me ne andrò, perché so già cosa devo fare, però qui in questo caso voi dovreste chiedere che cosa fare
perché vi danno tante indicazioni e soprattutto vi sbloccano parti successive che potrete capire meglio. Noi adesso andiamo da questa parte, usciamo, semplicemente perché vorrei chiudere questo video con un personaggio emblematico di questa storia. No, non volevo chiudere, volevo semplicemente andare, e adesso c'è un intermezzo e si presenta il super cattivo, cioè il grande pirata fantasma LeChuck, che è su Monkey Island, appunto, quell'isola che noi dovremo trovare. Vi faccio vedere anche qui la parte originale in 8-bit, cioè bellissima, è bellissima, cioè quanti ricordi. E qui stanno appunto parlando perché debbono trovare il modo di... Loro sono morti, vogliono ritornare in vita, devono ritrovare il modo di ritornare vivi, e per farlo adesso decidono così di rapire anche il pirata, il governatore Marley. Possiamo skippare, però non mi dispiacerebbe skipparla, non voglio fare tanto lungo questo video, volevo solo farvi vedere un altro personaggio e ovviamente il pollo con la carrucola in mezzo, che uno dice quando lo trova perché esiste, e poi c'è il motivo. Qui bisogna ragionare per assurdo, sì, perché dovete mettere insieme dei pezzi qui, delle cose più assurde, dovete fare risolvere gli enigmi più, non dico enigmatici, ma quasi, nel senso che la risposta spesso è la cosa più assurda che uno possa fare, cioè mettere insieme due oggetti che non hanno alcun senso, e voi non vi potete immaginare quante ore uno ci potesse perdere, o cioè io ho perso da giovane a cercare di capire come andare avanti, anche per un motivo. Parliamo dei primi anni 90, internet io l'ho iniziato a usare nel 96, e quindi, visto che era il 96, qui parliamo dei primissimi anni 90, una volta non era così semplice accedere alle informazioni, e pertanto dovevi arrangiarti, fondare la cosa sul passaparola. Eccoci qua, questo qui, esaminiamo il pollo di gomma con una carrucola in mezzo, vediamo se mi ricordo come lo faccio a prendere, e eccolo qui, non lo posso aprire. Allora vediamo un po' come faccio, eccolo, con le rotelline. Dov'è? Prendere, cos'è? Tira, ok, dare, prendere, eccolo qua, prendiamo il pollo con la carrucola in mezzo, che è sempre, sempre utile. Andiamo avanti, eccoli, la Voodoo Lady che è fondamentale per questo videogioco e soprattutto un personaggio divententissimo. Gli chiedo giustamente quanto vuole per questo bellissimo pollo. Vedi, lei non gli devi neanche fare la domanda, percepisce già quello che tu gli vuoi, che le vuoi chiedere. È bellissimo. E questa è la Voodoo Lady, un personaggio fondamentale, non c'è bisogno di spoilerare. Se volete, vi potrei fare anche una live di io che gioco tutto il tempo a questo oramai antico, sì, dal punto di vista dei videogiochi è antico, mi piacerebbe ci facessero una serie a riguardo su questa tipologia di videogiochi che, adesso qui domande più assurde, che hanno cambiato la storia. Vi faccio vedere anche qua, con una semplice pressione di F10 tu puoi andare a vedere cosa noi vedevamo negli anni 90 e tutto quello che uno, vabbè, sì, dimmi tutto quello che sai su di me, vedi il mio futuro e vediamo cosa risponde. Morte, come minimo è morte. Attenzione, vediamo se ci ho preso. Un lungo viaggio, vabbè, ok. Diventerai un capitano, sì, e poi vedo che cosa, dimmelo cosa. Siamo, attenzione, una gigantesca scimmia. Fa paura, dentro la scimmia gigante, attenzione, quindi lei ha già visto la fine del videogioco perché lei ovviamente è nel Matrix, quindi ha visto tutto. Ritorniamo alla visione moderna, io apprezzo tantissimo anche giocarlo
in 8 bit, perché voi non vi potete immaginare quanto ci si sforzasse di immaginare questi ambienti all'epoca, che erano veramente stilizzati, e tutto questo paragonato è veramente tanta roba in più. E lei comunque ti dice che più avanti riapparirà e ti darà ulteriori informazioni quando ne avrai la necessità. Ovviamente, siccome potete vedere, tutti questi oggetti sono controllabili, evidenziabili, si possono esaminare, si possono alcuni prendere, altri ti dice che non ti servono a niente. Spesso ti farà prendere anche degli oggetti che non ti serviranno a nulla, ma è proprio per confonderti. Intanto grazie a tutti per essere arrivati fino qui a guardare questo video di ricordo di quello che significò The Secret of Monkey Island per me in quegli anni. Alle mie spalle, magari ve lo stavate chiedendo, questo qui è Monkey Island 4, questo qua sopra è il 3, mentre questo qua sotto, l'ultimo lì sotto, è Grim Fandango, un altro gioco sullo stesso stile fatto sempre da loro, che ha avuto tantissimo successo. Io ringrazio tutti quelli che supportano questo canale e le altre attività che faccio, come quelle di Fantascientificast. Veramente vi ringrazio tantissimo, perché mi aiutate con tutto e mi date soddisfazione continuando a seguirmi. Quindi veramente grazie. E io vi consiglio di giocare almeno una volta, se non l'avete mai fatto, a questo Monkey Island. Per il momento quindi un saluto, ricordatevi di commentare, mettere mi piace, condividere, farmi sapere tutto come avete trovato anche questo video, e basta, noi ci rivediamo alla prossima, ciao!